Ciao Brasiliano! Oggi quanti siamo? 1008! Circo Dio! C'era comici di tutti i lupini! Ma quando sta oggi coso? Maghi! Ma siamo live! Non mica ho capito se siamo live, aspetta un po', come si controlla? Sì! Ah, ci siamo! Sì, ci siamo! Al cielo! Jimmy! Brasiliano! Brasiliano! Ti vedo in compagnia! Ah beh sì, comunque devo dire una cosa, oggi... Vai! Ho pensato che... Ho trovato... Giustino, gente, leone e cane fifone, no? Due cazzo! Oh. La sua mia però! Sì, è proprio lui, eccolo, è lui. Ma se veste pure così, io spero di no. Secondo me sì. Con quelle scarpe pare che c'ha un baguette, non vedi? Ma sì, ma è così, eh. Mamma mia. Comunque io oggi sono stanco, mi sono pure slogato una spalla. Vabbè, buonasera a tutti, eh. Ma vedi, l'avevo messa qua, sigaretta. E brutti. Comunque, io volevo presentare... Sì, te va. Lo sai che io in realtà sono mezzo maleducato. Hai visto pure l'altra volta quando sono entrato in diretta? Ci ho messo un quarto d'ora per salutare. Ma perché l'accoglienza bisogna... Cioè, sono gli altri che ci devono dar benvenuto, no? Soprattutto gli altri. Quando poi se uno... sono gli altri che ti danno ancora... O sono io che sto sbagliato, ti mangio? No, certo. E allora... Quindi facciamo le presentazioni, dai. Gli voglio presentare... Giorgia. A parole tue. Come sei andato a presentarla, sì? Bene, mi pare di Pippo Baudo, fratello lì. Ma la cavo come presentatore? Sì, gli amoli. Quindi salutate tutti quanti Giorgio. Ciao ragazzi. Ma comunque mi sa che oggi sta webcam ci ha abbandonato. Io le do una favola. Ma con l'occhio buono o con... Con quell'altro. Con quell'altro non te vedo proprio. E io comunque stasera volevo portare l'argomento della povertà nel mondo. Davvero? Quale? È un argomento serio, sei sicuro? Secondo me sì, è un argomento che può fare un sacco di numeri. Ma noi non siamo alla testa di parlare di queste cose però. Dici di no? Secondo me no, due persone come noi, che 100.000 euro ci durano... Due mesi e mezzo. Sì, vabbè, però no. Se gli dici così è un problema, ma sì, questi già non si vogliono fare iscrizioni. Ma non è vero, 100.000 euro di gettoni d'oro, quelli che si vincono, capito, quali, quelli finti. Vai, parla di quello che vuoi, Angelo, vai. Io mi sono bloccato, è come se ci avessi in tocco di... Una amnesia totale. Sì. Ok. Allora... Lo lascio io un appello, un tema. Sì. Allora, il primo della serata è la figuraccia di merda che abbiamo fatto ieri. Lo vogliamo dire questo? Secondo me potrebbe essere un argomento valido. Vai. Anche se molti comunque sia dubitano del fatto che sia stato un errore. No, quello di ieri è stato no un errore, una figura di merda. Ma io credo che la mia spontaneità comunque non possa essere... Non ha lasciato dubbi, dici. Cazzo. Cioè, nel senso, fossi stato in diretta avrei usato cioè, sei stato un po' più volgare, ti dico la verità. Invece era una cosa confidenziale abbastanza intima, se no non me li metavo a dire, fanno solo un bocchino. Si inculavo pure tu. Capito come? Con sputo, senza sputo. No, senza sputo, sempre. In quei casi senza sputo, aspetto proprio, capito? Certo. Capito come? Una cosa volgare, insomma. Vabbè, dai, vai. Affanculo, vado. No, la dico io. Allora, ieri sono stato contattato in privato da quel... ecco, devo dire, alcune cose devo andare a precisare. Perché poi mi ha richiamato... Andrea, mi sembra, non mi ricordo come si chiama, quel commentatore famoso, Fabrizio, come si chiama? Quello che è un commentatore professionista di e-sport, una cosa del genere. E-sport, comunque, game. Quello là. Quello là. Ok.
quello che fa la sigla. Mi ha chiamato questo tizio dicendo brasiliano, per favore, bravo, quello lì. Ah, fa la sigla lui? Fa la sigla lui? No, lui commenta i giochi, mentre giochi. Si sente la voce sua? Lui fa il commentatore. Gagliardo? Per dirti, ti fa la partita che Piscinini commenta la partita, capito? Tipo così. Bello. Vabbè, lui mi ha chiamato e il privato mi ha detto se si poteva mettere a tacere tutto, perché secondo lui stavamo a portarla alle lunghe. Però non me l'ha detto così, me l'ha detto molto educato, te dico la verità. Ma che ne pensi di questa giacchettina, Brasile? Ti piace? Sì, va a lasciare, è carino, sì. Fa schifo. Come fa schifo? No, fa schifo. A me non piace. Oh, devo parlare. Ho capito, però se fa schifo me la cambio. Ma non è che pare un giubbottino salvagente? Perché io quando stavo sul Titanic un po' d'anni fa mi sono salvato con questo. Sì, Io ci stavo sul Titanic, sono sicuro, Brasì. Sono uno dei pochi che si è salvato. Risuscitati. Certo. Però tu sei risuscitato. Io credo nella reincarnazione. Sei risuscitato. Sì, io penso pure di essere stato un po' Gesù Cristo, se dico la verità. Perché sì, mi sento un po' sto cazzo, però indipendentemente questo, credo che nella vita passata sono stato qualche persona importante. Poi comunque sia, no, adesso 1727, no, 1727, ci credi che è la morte, è la data, è l'anno di morte di Isaac Newton, il famoso fisico Isaac Newton, da cui poi Apple prese la mela. La mela in testa, l'accelerazione gravitazionale, tutte queste cose di fisica. Vabbè, ma che ce lo fa vedere che ha studiato, no? No, io sì, ho studiato. Ma che ha studiato? C'ha la testa metà. Allora, l'accelerazione gravitazionale si calcola metri al secondo quadrato. Ma è quello? Accelerazione gravitazionale sarebbe un Newton. Cioè, Newton, nel senso, quando una cosa noi la lanciamo in aria è attratta dal centro della Terra per la forza di gravità. Di gravità. E quindi questa forza che attrae una mattona da faccia. Se tu mi tiri una mattona, se tu lanci un mattone e il mattone pesa un chilo, in realtà quando sbatte tocca calcolare quanti chili in realtà di forza vanno a scatenarsi, e si calcola il peso per metri al secondo quadrato. Quindi io se ti dovessi dare una mattonata in faccia, te la devo dare di un chilo. Con molta forza. Sì, me la devi dare anche bene. Me la dai bene, tirata bene, in modo tale che accelera un po' di più, capito? Più, certo, più gli dai la spinta e più. Però sarà tendente a due forze. Una che andrà verso il mio corpo, verso la mia faccia, presumo, no? E certo. L'altra che comunque sia va un po' anche verso il cazzo mio. Il cazzo mio. Certo, quindi no, verso cazzo. Il mio, perché se tu me lo lanci arriva verso di me, è capace che, capito? Sì, se mi lanci una piuma, capito? Non so onde arriva. Sulla cappella sicuramente. Penso di sì, magari una solleticata che la piuma sulla cappella mi farebbe impazzire. Certo, tu immagini. Che la piumetta quella bella, però. Beh, questa era un'argomentazione seria. Comunque io ho studiato un bel po', sì. Si sente, oh. Davvero? Si sente davvero. Mi stai a parlare di aiuto. Io sto manco. Aiuto! Via. Aiuto! Comunque stasera mi stava per la crisi depressiva. Ma lo tirate sotto, però in realtà abitiamo al primo piano, quindi. Tirate sotto per accogliere, perché mi sono cascati i panni. Ci ho ripensato, ho detto vabbè, gli regali i panni al vicino. Io mi dissocio ovviamente, Mi dissocio. Poi ho pensato che la canna da pesca comunque gli posso calare. Ho fatto un sacco di volte, ho preso la canna da pesca, il filo e tiro su i pezzi. Pure se serve al limite. Vabbè, ma noi non possiamo leggere le domande che ci fanno qui stasera. Sì, volendo sì. Sì, dicono che sono contenti che non c'è il Sorca, perché è un infame per adesso. Dicono? Qualcuno lo chiama. Perché dicono che è un infame secondo te? A me mi parla dietro. Ho saputo che mi parla dietro. Tipo, faccio un esempio. Tipo che mi ha infamato un sacco di volte in Brasile. Io infatti penso proprio che dovrebbe essere bannato dal programma, non lo so. Ma bannato o spannato a piana sveglia?
Gli vorrei spanar culo, ti dico la verità, perché uno come lui che cerca di far gaggio con uno come me, a me mi manda al manicomio in Brasile. Vabbè, ma è come lì, è come si spari sulla Croce Rossa italiana. Oh. Lo so, però sai che c'è, serve un attimo da gliene educata, una tirata d'orecchie. Ma io comunque, raga, che... voi che state a commentare, sappiate che sa che è un infame. Io penso che se fosse stata Roma, questo problema non sussisteva in alcun modo, no? Io penso che siccome c'è stato contatto solo dietro alla webcam in diretta, lui si sia un attimo mi sentito... Mi stanno parlando male! Mi stanno parlando male! Starà dicendo questo, stanno parlando male di me! Dai! Senti, descrivici in quale modo è stato infame con te nei tuoi confronti, perché... Dillo, lo può dire, si può dire. Poi però succede che poi vado a litigare. Vai, va con chi? Corsaghe. No, fratelli, scemonna a litigare. Io mi rifiuterei a litigare, io mi farei pure menate di litigare. Ma perché non vai sulla fiducia a Brasile? Io penso che il pubblico comunque va sulla fiducia. Come a me piace Saghe, qua stanno a di... Ma sta sempre a parlare di sto Saghe, fratello. No, che c'hai a livello. Ma mi ha tirato fuori di argomentazione, per me non c'è stato. No, amico mio, no, qui ti sbagli. È tu che hai iniziato a tirare fuori Saghe. Lo hacker che monta, tu hai tirato fuori. Per me lo può pure rimettere dentro. No, capirai che te lo rimette dentro là. E il bigattino per una pesca. E il fagioletto, una lenticchietta. Ma vogliamo parlare delle sue attività sessuali che ci ha parlato in privato, delle fruste, quelle là, dei preti? Questo io mi rifiuterei. Secondo me sarebbe meglio parlare di questo, piuttosto delle gesta infami che mi ha fatto a me alle spalle. Vuoi parlare di questo? No. Io sto leggendo qualche commento. E che dicono? Giorgio al posto del Sorca. Mi verrebbe una battuta, però non la posso dire perché tu ragazza. A me piaceva tantissimo. Che ci stanno due sorche al posto di una. Ma già, lo stavo a dire quello, perciò va bene, dai. È una sorca, c'ha cioè, pure, che cazzo vuoi di più? Senti, a proposito del sorca, quindi tu mi stai dando una rivelazione, ma adesso me la stai dando. Questo è uno scoop, oh, il sorca non farà più parte di noi. Vogliamo dirlo proprio così? È chiuso, proprio fuori. Ah, perché? Te pensavi che c'avamo bisogno di te, fratelli? Ma qua è meglio se c'avevi a fare un bocchino, un bel rigatone a tutte e due, capito come? A pezzo di merda. Scusa, no, sì, però io mi devo sfogare. Se te più te rompo il culo. Azzurra? Ma ce la faresti una batteria col Azzurra? Io del Azzurra? O metteresti in mezzo? A suonarlo? A infilargli tutti gli oggetti con a tappargli tutti i buchi, dici? Per me si può fa. Però sai che c'è, io penso Brasile che gli sta a dare troppa importanza, capito? No, gli stai a dare te troppa importanza. Ma come? Sì, gli stai a dare. Ma mi ha tirato te un ballo. Cioè io giusto un ballo. Io un ballo lungo, un nastro isolato, un ballo. E lo spedimo. Va bene, basta. Mi sono rotto il cazzo. Chiuso argomento sotto. No, era per fargli capire che comunque è un pentito, buscetta, traditore e tante altre cose. Ma pure per dire che tutti sono utili e nessuno è indispensabile, capito? Certo, però mo voglio vedere se magari un giorno ci viene a chiedere scusa e noi lo riospitiamo, là che succede? Passiamo noi per pentiti. No, io penso che ci deve dare 300-400 euro per intervenire minimo, 20 minuti. Mi sei piaciuto? Abbassero. Ma quello manco magna, visto che stavano a far mangiare avanzi dalla pizza che lasciano in pizzerie, no? Ieri stavano a mangiare quelli. Se gli chiediamo tutte le piotte, che fa? Si va a vendere i reni veramente. Però effettivamente si è comportato male. Vabbè, ma sai che c'è, masticarsi, amelli, dai. Oggi pensate i ragazzi che oggi mi hanno ospitato al team Brasiles, no? Mi hanno fatto una domanda. Mi hanno detto quando Agero è stato cacciato da quelli indegni, mi ha detto perché lui è rimasto? Se faceva parte di una famiglia, perché voi siete una famiglia, perché non si è alzato e è andato via? Però c'è da dire che almeno quando io facevo le battute lui rideva. Per far capire che comunque. Perché gli altri stavano tutti così, stavano ingessati. Stavano. Se stavano a coprire i tetti che c'erano brutti, fatevi sapere.
Comunque c'è da dire che il video su YouTube, quello stanno veramente da paura. Ma sotto qual è? tutti i commenti proprio 1727 regna, 1727 ha rianimato i gatti morti, stavano a fare una partita a poker. Quindi comunque credo che alla fine è stato apprezzato. Vabbè, tu ti senti pure le altre campane, eh? È stato apprezzato dai fan tuoi, dai fan miei. Ma io non lo so là sotto su YouTube chi commenta, io per curiosità mi metto a leggere la notte, però mi sono divertito, ti dico la verità. No. Mo c'ho un po' paura, perché tu hai detto che sono potenti, ma potenti nel senso che se viene il Viagra? No, diciamo... Pompa non naturale. Tra un pochino noi li raggiungeremo. E dopo sarà a giocare pari, però, capito? Non lo so, io ho un po' paura, ti dico la verità. A me mi spaventano. Loro? Sì. Ad esempio? Tipo che se io vado al bagno di notte e me lo trovo davanti al bagno e accendo la luce, mi pian corpo. Ah, così sì. Sì. Io pensavo che stare a dire che c'ho il flure, no, proprio, in diretta. Quello là. Può essere che dopo che mi spavento gli faccio a fratelli che al bagno, mo mo sgrulli un attimo. Capito, quello vero? Sì. Però noi ci stiamo mettendo contro tutti, come sempre. A cambiare. Certo. O sei con loro o li distruggi. Secondo me ci conviene distruggerli. Ma dobbiamo acquisire un po' più di potere, secondo me. Ma me resta così. E in che modo? Come? E in che modo penseresti di... Facendo il nostro lavoro, quello che stiamo continuando a fare adesso. Se mi dici così, io ho paura. Vedi? Oddio, parla, ha ritardato. Non ho capito. Mi sei emozionato un attimo. Ma perché mi ha visto, no? C'ho paura che stanotte me lo sogno. Ma a lui o a loro? Sì. A lui? Sì. È l'incubo. Ma sai, mo, secondo me, mo, invece di sta a fare qualche cosa di serio, c'è sta male di. No, ci sta guardando sicuramente. Che ne pensi, sai che? Che dici, fratelli? Perché non mi scrivi il messaggino? A me mi ha bloccato comunque, eh? Mi ha detto io non voglio più avere a che fare né con te né con un brasiliano perché mi avete trattato male. E non volevate lasciare la mia libertà a letto. Cioè, ragazzi, sappiate tutti quanti che lui oggi ci ha tradito e ci ha dato degli infami perché lui aveva di meglio da fare con la ragazza a letto. Capite adesso chi è? Capite adesso chi è? Mi sono sentito di dirlo, Brasil. Ha fatto bene. Mi dispiace, però io faccio tanti sacrifici durante la mia giornata. E credo che per portare avanti il nostro programma bisogna fare dei sacrifici. Progetto. Prodotto. Pro. Sinceramente mi sono sentito pugnalato. Tradito in un certo senso. Non è che volessi prendere il ruolo della sua ragazza, però credo che lui volesse in qualche modo farmi a me assumere il ruolo da papà e a Giorgia il ruolo di mamma. Loro di mamma no. Ma come no? No. Vabbè, ma lo vogliamo dire che ha disturbato anche la tua ragazza? Lo vogliamo dire o no? Ma lo vogliamo dire? No, tanto ho detto io, dai. A me sinceramente, cioè, dico la ti verità, ha disturbato? Mi dispiace. No, non mi ha disturbato a me. T'ha rotto il cazzo proprio? No, non mi ha rotto il cazzo, però mi è dispiaciuto perché in fondo, cioè, per me non ha tanti, cioè, no, non dico il rapporto che ha fra di voi, no? Però non mi piaceva a me il modo, io dico la verità, sono sincera. Vai, cioè non mi piaceva il modo come lo trattava lui.
ti dico la verità, a tratti a me non mi piaceva. E io a lui glielo dicevo, o no? No. Come no? No. Come no? Ma vuoi vedere cara, il messaggio che sono aspetta, mandato? Cara Giorgia, poverino. Io mi permetto di dirti questo. Ora del suo lavoro, aspetta, scusami se ti interrompo. Del suo lavoro, di quello che fa qui, come l'ha gestito, non lo so. Io sto parlando di come si rivolgeva, io da esterna, capito? Ma di come mi rivolgevo, di come mi rivolgevo in diretta, dai, in diretta. Alcuni personaggi vanno trattati così, capito, Giorgio? Alcuni personaggi vanno trattati così. Ma perché infatti a volte quando delle persone come noi ti prendono in giro, ma per scherzare, tu dovresti essere fiero, orgoglioso che non ti stanno capito. Scusami, ti interrompo un'altra volta, ho capito, ma delle persone può anche dare fastidio, no? Che cosa, scusa? Neanche più essere presi in giro. Ma scusa, ma non scherziamo, Posso darle uno schiaffo? Ma si scherza pure a Gio? Sì, però magari alle lunghe mi ha fatto perdere quell'unici di un'oroni che ci avevo. Io capisco che magari era 2 mesi che non vedeva la sua fidanzata, quindi lo capisco. Erano 3 mesi che batteva la fava, capito? Come? E vabbè, quanti non hanno scopato? Ti sei fatto tre mesi le Io sono 4 mesi che non scopo a Brasile. Sono 4 mesi che non scopo, capito? Ma te in 3 mesi ti accontenti di Pippe? Scusami. Questa quando viene È che lo so sto... a ritorna con tutti i tic che ha fatto niente no è che secondo me cioè, la sua carenza va colmata, in che modo la possiamo colmare così? Ma non è che stasera c'è Silen Zampe quello che gli dà sotto no c'è sta male di io no che c'è casca la lampada in testa no. Qualche terremoto ci manda qua giù. Ma io mi do una bella grattata, aspetta, va. Qua va a secco proprio. Ecco. E a secco io a pieno. Quanti siamo, cioè? A me non me lo dice in diretta. Come? Penso circa 2000. No, circa 2000 perché è diverso. Non me lo dice a me aggiornato. Manda un messaggio all'amico nostro sotto. Aspetta, guardo io. Mi sa che la gente non. Oggi non. Manca Sache e quindi non, stanno protestando secondo me. Ma non è che ci sta a mandare qualche virus? 1600. Mamma mia, 1600 a Brasile. Stiamo a perdere tutti, vedi? Io non ho incassati tanti, ma così no. Stiamo a perdere i colpi e battute, secondo me dobbiamo rischiare. Chiudemo. A far entrare qualche persona, fratello. E chi vuole far entrare? A me in Brasile io non gliela faccio proprio oggi a far entrare qualcuno. Oggi la facciamo soft, fratello. Perché no? Sai qual è il problema? Dimmi la verità, vuoi che c'è stata pure casa, c'ha paura che sia l'asino. No, ma... Sì. Ma io sono la sua fidanzata ora. Vabbè, per me sì, perché io porto rispetto a lui, si sta l'asino. Secondo te stiamo bene insieme, in Brasile? Ma aspetta, sintetela. Io l'ammazzerei tutti i giorni, no, sul serio. Non sei la ragazza? No, io sto frequentando. Vabbè. Un corso... Scusami, aspetta. Un corso. Io te l'ho data? No, scusami, te l'ho data o no? Dillo, te l'ho data? Dai. No. Allora. Come te l'ho data? Se gliel'ho data o no? Ah, no, io ti devo domandare, gliel'ha data? Come? Gliel'ha data? Io non gliel'ho data. Ma io me la sono presa. Che non... Cosa ti sei preso te? Una sveglia e basta me sono preso. Allora. La dottorata, c'ho un mal di testa a Brasile, ti dico ferma. Ascolta Massimiliano, tu c'hai paura facendo entrare le persone che attacchino Giorgia? Le attacco io. Fammi entrare, va bene. Secondo me, cioè, per far aumentare le persone, perché le persone vogliono interloquire con noi. Se facciamo una puntata dove parliamo soltanto noi e non ne rendiamo partecipi le persone. Vabbè, sì, io ti dico la verità, oggi sono malato, sono stanco e non gliela faccio. Però se stai malato, rivolgi tutto quello che c'hai contro di loro. A me mi viene da vomitare. E vomiti addosso alla gente, vai. Non posso. Perché?
Perché mi sento stanco. Hai le tue cose. Hai toccato un argomento molto sensibile. Ma tu vieni con l'anno? Al gelo. Andale subito. Cosa? Al gelo. Vieni con l'anno? Sì. Sì. Oddio, dai, c'è su. Come si... Ah. La verità, sì. Ah. Però così sai, no. Posso dire una cosa? No, fai danni, zitta. No, io voglio che la dici, lo sai che me ne frega niente. No, non la dico. No, non me la dico. No, dilla. No, dilla. Mi ha smontato il brasiliano, non dico niente. Vai, che sto scherzando, Giorgio, vai. No, non dico niente. Vai. Magari lo dico nel susseguirsi degli eventi, vai avanti. Dai, Giorgio, dillo. No, lo dico dopo, dai. Che volevi dire? Dammi un input e io no, finisco la frase. No, lo dico dopo, no. Davvero, se no distruggo tutto. No, sai che c'è, io credo che tanto arrivato a questo punto è giusto far scoppiare la bomba. Quindi? Lo pio al culo. Lo sapevo, lo sta. Se piace dalla culo. Vabbè, l'ho detto io. Allora, dovete sapere una cosa. Che quando la donna te lo infila dentro, ma non è una vergogna, mica è un'infamità. Senti. Poi magari ti fa la pippa, qual è il problema, capito come? Ah beh sì, ma mica era una cosa tranquilla. Io sono andata di strong. Braccio, non ci sono andata di vita, di braccio. Ah, roba di strong. Sting e strong proprio, capito? Roba di fisting. Ah, del braccio proprio, Con due. Ma col guanto o senza guanto? No, senza, ovvio. E come fai dentro, proprio di pugno, se andata? Ma mica No, prima metti le dita e poi piano piano ti metti a pugno, no, quando è dentro. Ma dopo fa pure l'autostop? Come? No, dopo faccio così. Non fa l'autostop dopo? A una certa gli si era bloccato dentro. Assolutamente no. Ma ha cominciato a muovere per tutta casa, a sventolarmi come una bandiera, capito? Io vedi... È così, Ma perché? Allora pure te lo sai però, Brasì. Guarda, ti dico la verità. Io ho provato in passato a farmi... No, vabbè, a me piace quando mi leccano l'ano, sono sincero. Ci ho provato pure a farmi infilare qualche ditino così, ma a me mi dà fastidio. Ma una puntarella così o...? No, il ditino, tipo questo, guarda. Questo movimento qua, capito? Sì. Mi dà fastidio, fratelli, però se mi fanno la pippa col dito al culo mi piace. Massaggio... quello che ti dicevo. Che lui... La pippa col dito... capito, ma te allora, dal dito ci ha affilato tutte le braccia, un attimo. Senti che ti spiego. Tantissimi uomini, tantissimi di noi, si pensano che farsi leccare il culo sia da gay. Non è da gay, raga. Farsi leccare... Sentite che stiamo a parlare, vabbè. No, vabbè, io penso che sia un argomento valido questo. Farsi leccare l'ano da una donna è una cosa bellissima. Quindi non vi pensate che voi siate... Mi dissocio. Non ti piace? No. Che pensi, dimmi? No, devo dire onestamente, prima lei ha provato a toccarmi le zone... off limit, capito? Proprio zona invalicabile. No, aspetta, posso fare la sua imitazione? La posso fare? Aspetta. Si voleva spostare il culo, faceva così. Sai quando stringi il culo? Ecco qua. Lo stringi. Ma è difficile rilassarti, perché una volta che ti rilassi è troppo tardi, ormai già sta dentro. Ma che stiamo a giocare? Ma io appena ho visto la mano là, ho fatto sta piacetta subito. Ah, non giocavamo. La paura di un uomo, dice molto. E lei mi faceva lasciati andare, provaci. Io ho fatto. Se lo prendo al culo, può essere che uno pensa, un uomo dice sto facendo la fila alla posta, mi cago sotto, capito come? Perché può accadere, magari stai nudisci, te caghi sotto, capito? Secondo me può essere pure una questione di pressione, nel senso io spingo l'aria dentro come uno stantuffo. Poi si riempie tutto il retto d'aria. A quel punto che succede? Pram! Spruzza e automaticamente ti trovi un Van Gogh sul muro. Mamma mia. Capito come? Lo fanno, eh. Può capitare. Lo fanno. Può capitare. È interessante questo argomento, perché è sempre stato un tabù, perché l'uomo, essendo un uomo, no, dice il culo, fatevi lecca il culo dalle vostre donne, fatevi. I romani comunque si inculavano. Dice così, no? Vuol dire che lo fa, eh?
Ma io mi faccio le calcure, ma a me piace. Oh. Ma dai, lo sai di? Ma te metti sopra proprio a squat proprio? Oh, a pecora proprio, mi dici proprio le calcure. No! Come no? Lui è interessato perché vuole sapere come funziona la no, cosa. No, ma te lo dico io a cielo, perché no, ma veramente... Ma una buaiola! Ma cazzo! Eh sì! Ma io no! Ma manco come... per sordi! Ma che stiamo a giocare? Alle cau! Ma manco! Ma quello che ti pare! Quello, come manco? Io sto parlando solo di quello. Io sto parlando solo di farti le calcure. Io sto allucinato, Brasil. Non so capire se sto a fare un sogno lucido o se sto a fare un sogno normale. Ma quando tu sogni, sogni in modo lucido? In modo lucido? C'ho la cappella lucida io. Io pure, molto molto. A mo' di ciliegia, capito che ti voglio secondo dire? Me gli dovevo rispondere così. E lì era subito X. Ma... lo vedi quanto hanno provocato, Brasil? Poi mi dici... Che cosa? Perché te mi hai detto che ho sbagliato? Ah, cioè, oh, non sei stato un conte, diciamo. Dovevi entrare in scioltezza, poi dopo magari facevi i numeri. Tu sei ma secondo me loro fanno parte di una setta? Sono solo loro. Infatti Fedez sta facendo un programma e si invitano tutti da loro, tutti tra di loro, capito come? Tipo quattro chiacchiere con Fedez, no? Lui. Ma se famo un foglio scritto, firmamo e dimo che anche noi facciamo parte di quel tipo di persone. Di quella cricca? Che può fa? Ma lui non è normale. Una cosa proprio autorizzata proprio dall'FBI, capito come? Certificata. Ma via Genova. Te la fa certificare la via Genova. Ma io penso pure dal medico. Mi mette il dito al culo e mi dice qua c'è passato o qua non c'è passato. E treno. E allora a quel punto ha certificato. A quel punto ha certificazione. E penso che poi ci abbiamo un lascia passare. Eh no, più che c'è un lascia passare c'è il culo rotto dopo. Non è che c'è pure certificato passare. Però. Certificato o culo rotto. Dopo ti canto che anno è, che giorno è, capito? Ma io penso che in questo caso ci possa aiutare. Che è? Averci il culo rotto. Ma nel senso della fortuna pure, Secondo me avremmo una marcia a più averci il culo rotto. Te lo dice il brasiliano. Avremmo molte, oltre il culo aperto, avremmo molte strade più aperte. Però io non me la sento, io preferisco rimanere... Ma più strade o più gambe? Più strade o più gambe aperte? Più strade. Ma è venuta una cervicale proprio a star così, ti dico ferma, te. Ah, perché t'appoggi? Oh, sono pronto a fare a pubblicità per quello là, come si chiama qualcosa? I cerotti, momentum, che è? Davide, come? Hai la cervicale? Hai se fatto lo sposto? Lui è stato tutto il tempo a Doggy. Allora gli fa male il collo, capito? È stata a gattoni. Sì, eh? Ah, sì. Dai. Sì, gli fa male il collo. Infatti prima me lo diceva, Gio, mi fa un massaggio, per favore. Subito, però ha usato lo stesso lubrificante che ha usato in occasione. Prima. Esatto. Dai, era buono. Ti piaceva? Anche profumato. Alla ciliegia? No, alla fragola. Poi. Sono ancora a sentire la puzza di merda sulle dita, Brasil. Davvero, fratelli? Eh sì, ma perché dopo un po' ci ho provato pure io, ti dico la verità, mi sono lasciato andare, mi sono liberato. Mi sono liberato proprio. E cosa hai dedotto? Ho dedotto che forse... Oltre al culo rotto. Che secondo me uno come... mi avrebbe seguito pure all'inferno. E invece è rimasto nel baratro dell'imbuto anale, nel suo baratro anale. Giù, capito come? Io non ce la faccio più, Brasil. Secondo me potremmo chiudere la diretta. Ma davvero? Vai? Io lo so perché. Perché tu stasera hai dei programmi molto interessanti, devo... No, devo perché immaginare. Io tanto devo andare via, quindi non so io. Come rinato? Davvero? Sì, io devo andare via. Dove devi andare? Devo andare via. Mi vengono a prendere, ti ho detto. Alieni? No, ma tu stai scherzando, spero.
No, non sto scherzando. Ma chi sta Dio? No, te lo giuro, devo andare via, non dormo qua io. Questo è pazzo. Io vado via. Agero. Io sono confuso più di te, Brasin, non sto capendo niente. Allora, cara Giorgia, scusami se mi sto intromettendo, ma queste cose ce le stai dicendo ora. Come? Ma qual è il problema? No, è da prima che gliel'ho detto. Ma perché c'è il ciclo? Cioè, ci sono no, altre allora, funzioni. Ti spiego, io domani mattina... Ma ricorda che un buon marinaio naviga anche nel Mar Rosso. Domani mattina io devo lavorare presto, capito? E quindi dove vai? E quindi devo andare via, devo andare a lavorare. Si no, può chiudere questo notte, discorso? Come? Non dormi da no, Gero. Non ci dormo io. Ma Gero, ma che cazzo mi stai a combinare? Ma ci sarà rimasta male, che te devo dire a Brasile? A me mo sta di qua in diretta, ma la vedi la faccia mia, io so... A me mi pare una stronzata, però ti dico... Usa per lei. Vai una via, veramente? Perché? Ma questo è un litigio scoop, quindi adesso in diretta, al volo, così? No. Mi sta proprio a... Ah no, ha detto di no, vabbè. Aspetta che mi sto chiamando. No. Ma? Pronto? Cosa è successo? Stasera va bianco, vabbè. Bianchetto. Ma bianco stasera. Ah, ripeta. Chi è? Una seghetta vai a no, dormire. No, perché? Vuoi chiudere davvero? Sei stanco? Sei impiccato. Chi è? Uccelletto. Mi sono fatto un cappio. Ma che è Saghe? Ma Saghe si è spiccato? No, no. Giorgio. Ma no, Saghe. Oh, chiude. Come se n'è andato domenica. Vai, ai lui, mercati lui, generali. Lui. Volevo parlare un attimo in privato di te. Ah, scusa, voglio leggere un attimo qua che dicono. Vai in bianco, vai in bianco. Chi? Cazzo dici, Brasile? Fate bene. Cagare se chiudete. Scusate. Ma non chiudiamo allora? Per me mezzanotte e mezza la possiamo fare tranquillamente. Però secondo me fammi entrare qualche... Dammi retta a me, cioè. Ci parlo io, vai. Brasile, io non me la sento, te devo dire la verità. Perché allora no? Niente, dai, sentate attimo. Mi vergogno. Perché no? Mi vergogno di me stesso. Di farmi vedere in queste condizioni. Perché dopo che un uomo pratica l'anale la prima volta, credo che non sia degno di affrontare un dibattito come di questo tema scientifico così importante. Un tema così importante, credo che abbia bisogno di una determinata condizione psicofisica, che in questo caso non è garantita, perché ma io ho subito un'umiliazione, oh, è chiaro? Visto che è la prima volta che l'hai presa al culo oggi, no? Com'è stata? Una merda. Perché puta merda è uscita, perché? Avevo cagato prima, però in realtà... non si caga, o te fai la peretta, sì, perché sennò è un problema, eh? Vabbè, regà. Sta a fare finta. Te vedi l'ora di chiudere il Brasile, ti cagli. Ti sei rotto il cazzo, eh? No, perché te vedo strano. Ma tu sei. Oh, tu sei. Io pensavo che tu eri matto per finta. Ma tu sei matto davvero. Ma pensa, lei ha detto il contrario. Qua. Ecco, ora apro la mia parentesi. Vai, Giorgio, zitto, vai. Allora. Come lo vedi tu lui? Psicopatico ciò. Psicopatico. Com'è non è stato psicopatico? A parte il fatto che mi ha fatto aspettare un'ora alla stazione, lo volevo uccidere. È già un atteggiamento da psicopatico. Un'ora, forse direi. Anche più di un'ora. Quindi l'avrei ucciso. Poi, sinceramente, poverino, non è stato uno che... Cioè, lui non è uno che mi offende... Cioè, non offende le donne lui. In realtà non le offende. Ma io... La verità, non le offende le donne. Ma tanto da principessa. Gio, che vuoi questo, ti faccio il caffè. Poi magari fa, ho fame. Le ho detto, guarda, ti aiuto io, visto che insomma io ho casa mia, ho un figlio piccolo, quindi aiutavo un po'. E lui, no, cucino io per te. Perché devi cucinare tu? Infatti non ho cucinato un cazzo, stavamo tutti e due a stavo modo. Appunto, vedi? Però allora, cioè, adesso... è molto dolce, tranquillo, quindi, intelligente. Quindi Giorgia, adesso che sei più serena,
ti posso riformulare la domanda. Quindi stasera dormirai lì? No, non dormo lì, non dormo qui. Ma Giorgia, ma lui mi ha parlato molto bene di te. Già sarà programmato tutta la serata. Ma noi ci stiamo allora. Ho messo capire, pure le luci rosse. Tu devi ce l'avevi anche già prima, quindi. Tu ci stava a lavorare, no? Quando lavori nel subconscio, allora, che fai? Allora, noi ci stiamo frequentando, ok? Vabbè. Vabbè, ma che c'entra? No. Vabbè, allora c'entra. Ti faccio una domanda. Ma visto che ti eri organizzata, dove cazzo stai andando a dormire, Giorgia? Tu non me la racconti. Oh, questa è una domanda che a me non mi è venuta. Io sto andando per a dormire dove devo lavorare. Ah, proprio casa e chiesa proprio. E questa è casa. Sono miei amici, sono miei amici, già da quando ho iniziato questo lavoro. Quindi quando io venivo qui a Roma a girare, dormivo da loro. Vabbè, ma che ti costa dormire qua, scusa? No. Non ti fidi da zero? No. Dimmi la verità. Sì, però oggi l'ho visto la prima volta. Lui mi ha promesso che non ti tocca nemmeno con un dito. Non ci credo. Te giuro, a parte che c'ho cibo, quindi meno male. Giorgia, lui mi ha detto, Massi, ti giuro, se dovesse dormire con me, Giorgia, io non la toccherei nemmeno con un dito. Se lui ti dicesse così, tu ci dormiresti con lui? No. Perché? No. Oh, scusa. Ma sai, a questo punto io ti dico che non sono io che non voglio dormire con lei. No, no, sentite un attimo che te sto risolvendo la serata. Lui mi ha detto, è qua, Gio. Beh sì, non c'è via di scampo. No, no. Per me l'ha già detto, me l'ha già detto da perché prima. Lei non si fida di te, ma tu stessa però, cara Gio, ci hai detto che lui ti ha trattato come una principessa. Sì, sì. Non, perché però non ti fidi, allora? È un controsenso. Perché ma sai... Brutto, no, fammi sentire lei, io, scusa. Io sono un po' doppia persona, capito? Sono... Penso no, che fammi sia... sentire lei, fammi sentire lei. Perché lei ha visto solo il mio lato dolce, ha paura del mio lato... Borderline. Esatto. Un po' come Mr. Jekyll e Dottor Hyde. Ma non è quello, Giorgia, è quella la motivazione. Ni. Dai, dimmi la verità, Giorgia. C'ha paura che mi svegli la notte... La accortelli. Capito come? Diventa un film horror poi, io. No, non... Ma non è perché non mi fido. Perché non ripeto... sei convinta di Algero. Manco io sarei convinto, se questa è la risposta. Effettivamente. Tu l'hai visto... Lui, tu lo sapevi chi fosse, no? Certo, disse cose in diretta, comunque... No, ferma. È straziante per me, perché avercela qua, aver visto un lato diverso e poi sentirmi dire queste cose, a me sembra anche questo un tradimento. Secondo me è stato che gli ha scritto, capito come? Ma non è vero, ma ora no. Ma che no? Io ci ho parlato oggi. Ti rendi conto? Si è fatto lasciare il numero. Cioè, ma io dico, no? Ma nel cervello, allora, aspetta, ma come cazzo no, fai? No, lo spiego. Ma lui gli ha scritto. Allora, quella che gli ha scritto sono stata io. A lui? Su Instagram. Ah, sì. Questo è un tradimento. Perché, aspetta, perché praticamente ci sono dei miei amici che avevano bisogno di qualcuno che andasse bene al computer. Allora, io ho pensato a lui. Ma non è che t'ho tradito a te. Ho pensato a lui. Ho detto, vabbè, via. Ma come si fa a dare un compito a uno del genere? Aspetta, deve lavorare. Ma quello, ma manca a prendere la spesa, a portarla sul carro. Io sono da esterna. Io sono da esterna, quindi non so cosa c'è fra di voi. Non lo so cosa è successo qui. Non so un cazzo. Quindi io da esterna, visto che io frequento lui, allora ha pensato al suo amico. Visto che dovrebbe lavorare per persone che sono un pochino importanti. Capito? Quindi... Ho pensato un attimo, ho detto vabbè. Ma chi so? Ho pensato un attimo. Ora stai zitto perché mi ha rotto il cazzo. Ah, io. Vedi che mi maltratta. Giorgia, no, tu stai cercando di sviare. No, è andata così. Devo far vedere messaggi. No. Posso allora, far senti, vedere? Questa no, è andata così. Mi devi mi devi rispondere a questa domanda in modo molto spontaneo e sincero. Ok. Ma io... Avrai intenzione di continuare questa frequentazione con Angelo? Certo, se un giorno si gira e fa il matto, lo manda a fanculo. Ma perché? Io lo sai che gli ho detto. Anche far matto, lo sai che gli ho detto io, perché Brasile. Lui non è così in realtà. Io lo conosco ormai. Lo so che lo conosci, lo so. Ecco, l'altro pensano che lui sia matto. Ma perché? Sì, ma il problema allora, è che io capisco. Io aspetta. Io capisco, scusami se ti interrompo. No? No, ma il problema lo stai pensando anche tu, però. Guarda che Baffini, che stasera mi rompo un test.
Lui un briciolo di pazzia ce l'ha, perché a volte... Ma ce l'avevo tutti in sì, aspetta, no, questo è proprio un caso particolare. Te lo garantisco. Poi vabbè, la sua battuta del cavolo la dice, no? Però in fondo è dolce, è tranquillo. Io non pensavo di trovarmi così. Ma io de dolce perché in realtà c'ho solo lo sperma, beh sì, perché mangio una cifra di frutta. Oggi pomeriggio, mentre lui si faceva le sue chiamate, sistemava le sue chiavate. Le sue chiamate, ho detto. Le sue chiavate. Vai, chiamate. Chiamate. In solo numero, in solo intenzione. Era molto tranquillo, si è comportato bene. 3-3-4. Anzi, allora, magari si girava, mi guardava, capito? Che gli vuoi rimproverare, quindi? Come? Ma non sa manco lei, mi sa mette solo in una situazione alquanto imbarazzante. Sta dichiarando che cosa gli stai rimproverando, quindi? Ora? Io credo che io credo che mi sta mettendo solo in una situazione imbarazzante davanti al pubblico. Dai, che gli stai rimproverando? Di cosa? Perché l'ho visto oggi, non posso dormire oggi con lui. Domani? Domani vediamo. E che cambia? Passa un pomeriggio, vediamo. No, cambia, come no? Cambia, vediamo come finisce questa serata. Ma io non cambio, sono sempre lo stesso, e questo è il punto. Se mi accetti oggi, mi accetti domani per ciò che sono, è chiaro? Io non ti permetto di trattarmi in questo modo così aggressivo, di sputtanarmi e di dire che sono un borderline, perché se tu mi accetti per quello che sono, mi accetti sempre. Giusto, brasiliano? Giusto. Giustissimo. Affermazione interessante, Watson. Secondo me invece dovresti rimanere Giorgio, dai. E da sapere. Come? Ti farò sapere. Quindi ci sta ripostando. Vediamo il susseguirsi degli eventi, dai, vediamo. Guarda, mi sappia il faione, perché io così non ci sto proprio. Ma che ha mangiato, già? Ma che ha mangiato? Perché? Che cucinava lui. Perché me la so già mangiata con l'occhio. Ah, apposta prima quando parlavamo al telefono hai fatto un attimo un silenzio, eri rimasto così, dico che cazzo ha visto questo? Ah, Madonna! Ha visto Maronna, ha visto Maronna, mi si è messo i capelli coroneta. Ho detto Maronna buaiola. Un c'ho una lira. Secondo me, sai che penso, Gio? Che secondo me tu invece lui un c'ho una lira. Lo potresti no cambiare, però lo potresti tranquillizzare, sai? Io mi vedo proprio bene insieme, cioè non sto scherzando. Pensa che io addirittura prima eravamo abbracciati in una circostanza molto calda e io ero in un abbassamento di calore, di difese immunitarie, e in quel momento avevo il culo scoperto. Avevo il culo dilatato. Dilatato. A quel punto mi sono trovato a contatto fisico con questa dolce donna e mi ha riscaldato il cuore, l'anima e i pensieri. Porco Dio. No, Giorgia fa finta che sta al telefono, però veramente Giorgia, guarda che state bene insieme. Sì. Come siamo, ragazzi? A livello di... No, a Brasi, qua ho tirato fuori la cosa... No, vabbè, te dico fermate. Che ha fatto? Ho tirato fuori la cosa... numero in sovrappensione, qua un'altra volta stanno a ritirare fuori il numero. È tuo, per tuo. È il mio, Brasile. Ma hai fatto levare WhatsApp? Io mi rimango davvero stavolta, Guarda, Brasile, io sto nella tua stessa situazione, credimi. Non facciamo queste cazzate. Non so più come muovermi, mi trovo con le mani legate. Ogni giorno mi sveglio con 600 chiamate e messaggi, ma pure, cioè, uomini che vogliono corteggiarmi in maniera imbarazzante. Guarda, ma se curiamo tutti, ha detto pure l'omini. Ascoltami un attimo, quello che ti dico io, domani è molto importante che io e te ci vediamo da qualche parte, ovviamente non diciamo dove, sennò se ci vengono tutti ad un per cazzo. Ci vediamo di domani? Cioè, sei d'accordo con me che dobbiamo parlare a voce di persona? Se è solo parlare, no. Che può fare? Se non facevamo pace non parlavamo solo. Invece abbiamo fatto pace e possiamo solo parlare. Ma io intendevo di far pace proprio in un modo... Analmente vuoi... Analmente vuoi parlando. Che il Brasile ti possieda. Ma io lo faccio un po' e un po'. No. Io sono solo... Allora solo amici. Solo amici. La verità. Solo amici. Ci vediamo domani, non sto scherzando. Io a mezzogiorno mi alleno, da mezzogiorno all'una e mezza. Magari possiamo prenderci un succo d'ananas o qualcosa del genere,
verso le 3:30-4. Perché mi consigli proprio l'ananas brasiliano? Te lo voglio perché chiedere. Perché dilata l'ano. Ma io credevo che fosse per una questione di sperma. E ti fa diventare molto dolce lo sperma. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero. Ma... ha detto una cosa giusta. Giustissima. Sì, 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 sì. Vabbè, ma c'è, diciamo, sono abbastanza afferrato nel... No, te cazzi, però nel... Brasi, oggi penso che mi si fermerà il cuore durante la notte. Vabbè, se c'è sta lei, no, dai. Dici mi rianima. Se c'è sta lei, mi salva. Respirazione bocca sorca. Bocca sorca. Secondo me staremo... Oh, te giuro, Giorgia, secondo me staremo molto bene. Sì. Guarda, io gli devo dire la verità che mi sono mezzo innamorato. Davvero? Sì. Ma di Giorgia persona o di Giorgia Ano? Dai. Di Giordano. Domanda lecita, eh? Giordano, dici? Di Giordano. Quello mo un culavo prima di conoscere Giorgia. No, no, rispondi. Rispondi. Devo dire che il suo culetto molto suave è alquanto affascinante. Il suo corpo così... Scusa, ma io stavo recitando una poesia di Natale. Sto dicendo, se tu dici così, questi pensano che... Cioè, io non... ti dico la verità. Dopo che si finirà questa diretta, mi bombarderanno dicendo tante stronzate. Magari che c'hai scopato, sì o no. Ma che cazzo di vega? Anche se fosse... Ma sapessi a me il poru Cristo che cosa mi ha fatto leggere su quel direct? Aspetta, ma dico io, ragazzi, smettetela di fare i porci. Giorgia, nel momento in cui tu il cervello ti dicesse di metterti insieme ad Algero, tu ti devi mettere proprio che tutti i giorni starai in mezzo a un miliardo di critiche. Ma lo so, già ci sono abituata di mio. Però magari delle persone da una carezza ci fanno un film. Ma per no, esempio, ma ora. Non è il tipo. Come? Lui non è il tipo di queste cose. Che tu gli dai una carezza e dici che te sei scopata. A me. No, la gente. Ma la gente. Ma lasciali parlare. No, lui no, sono no. Solo dei cattivi ruffiani. Credo questo. Siete una bella coppia, vedi? Siete una bella. Ma devi comportare bene. Siamo bene? A livello visivo, sì, molto belli, sì. State molto bene insieme, cioè. Io volevo fare pure il tatuaggio prima, ma lei mi ha rifiutato. Perché? Ah, ma dove il tatuaggio? No, non è che l'ho rifiutato, perché siccome devo girare, e magari mi si appiccica tutto, poi magari già sanno che non ce n'ho altri, quindi non posso fare cazzate, magari prima che vado via. Quello sì. Le emozioni non ha voce. Giorgia, quanti siamo? Allora, aspetta, te lo dico subito. No, siamo un 2000, è un problema qua. Io pensavo che se ne andassero, invece sono arrivati. Ah, fanculo, dici, eh? Ma perché sono arrivati? Perché stavamo a cucciare la palla dei cazzi, ne sonca, dei culi. Ma perché non... A me sì, guarda che il culo ti piace solo a te comunque, il culo dell'uomini. Mo te dica la sincera no, verità. No, a me non mi piace il culo degli uomini. Io sto recitando una parte, io sto recitando una parte. Ma io pure sto recitando una parte. Ma che sai recitare, Brasi? Ma dopo tutto quello che ci racconti, ma può essere una cosa recitata, ma queste sono esperienze vabbè, di vita tue. Oh, io non mi vergogno di niente. Ma manco io, infatti prima ho preso un pugno al culo. Io sono sotto, fratelli. No, toccherebbe fare un confronto poi. Ma lo volevamo fare in diretta? Di peni? No, no. Dai. E no. Di che cosa? Di perversione. Delibitine. Cioè, sì, io faccio più la trasmissione, sì, ti dico quello che ma io non mi schifo di niente, fratelli. Io faccio più da Twitch, faccio chiudere. Così mi metti paura, però. Che vuol dire? Che non ti schifi di niente. No, niente, però. Ma non hai visto proprio cose proprio terribili? Non mi fa schifo niente a me, fratelli. È il problema che me, cioè non è che lo faccio perché... Cioè, a me mi piace proprio. Che è? Cioè, vedete, ai ragazzini quando nascono che stanno un po' con l'occhio... la dottoressa gli fa fa così, no? A webcam ogni tanto gli va via, allora gli faccio pure io così, tac. Io ho detto che stavi ammassando una mosca. Comunque ragazzi, non stavamo giocando, eh. E il Sorca se n'è andato. Penso che hanno capito. Ma leggi qualche domanda, Gero, per favore. Se ce la fate, eh. Ci volete fare una domanda, ragazzi? Ah, Giorgia, te che non sta a fare niente. Leggi qualche domanda, per favore. Okay. Ma come non sta a fare niente? Lei è proprio...
Domanda, domande, qui ci sono affermazioni, no domande. Ah, vai, mi lasci pure l'affermazione. Ave c'ha webcam quanto così, mi fa gli posso guardare e zinne senza girarmi e far guardone, capito? Ma qui fanno gli S forte però, dopo arriviamo a 5.000 tocca rimanere fino alle 4 di mattina. No, no, allora no. Ma allora stavano no. Scrivendo solo... Puttanate. Perché... Non riesco. Ma non... te che te stanno perché? Scritto? Sei pure sfogata, ciao, regà, regà. Gli stava a fare una carezza. Dove sta l'altra mano? Lo vedi che mi schifa? L'altra mano, dove sta? Quanto sei bello. Allora, però non mi permetterei mai, non mi permetterei mai neanche per uno spettacolo del tipo. No, e magari dicevo, allora, gli metti la mano al culo, bam. Massaggino, per favore, massaggino. Massaggino? Ma me lo devi fare tu a me. Sì. Ma il massaggino chi è? Che l'uomini o le donne? No, gli uomini le fanno alle donne. Io ti devo fare un massaggio. Io non sono d'accordo. Vabbè, un po' tutte po', dai. Due, dai, un po' tutte e due. Vabbè, ragazzi, io direi la diretta si è conclusa. Mi sei drizzato, ciao. Mi sei messo un tostato, ciao. Che poi c'ha un profumo alquanto provocante. Sì, ti piace? Ti piace il mio profumo? No, meglio di una botta. Si è bloccato il telefono per poco, sai? A te? No, a te. Io mica sto col telefono. No, si è impallato l'immagine. Non si è yes, tocca chiamare. Si è sai, Miami. Ah, però ci stanno tanti toscani, che ci stanno tanti, guardando. Tanti toscani. Tanti, ma io tanti, dico, ma infatti, ma che cazzo? Tanti. Secondo me perché gli piace il nostro accento romano. Romanesco. È vero. Ma se mi metto da qua giù e parlo, si sente uguale? Ma mica per niente, a Brasile, se rimango là divento peggio del sake, capito? Senti, dove stai guardando il frangelo? A me o... Con occhio a te e con occhio a io pure, c'hai lo stesso difetto mio, con occhio... Oh, però guarda, cioè sembra tipo un programma TV di quelli seri. Sembra che Sanda Mondarini e Raimondo... Versione carcere però, eh? Oh, ma tu lo sai che potremmo inventarci una sorta di grande fratello Twitch, sì? Io penso che già lo stiamo facendo in un certo senso. No, 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 ma lo possiamo fare veramente, tipo telecamere in casa. Io ce le ho, e posso usare i filmati. Sì, ma dovremmo affittare una casa leggera, sai dove girano, vabbè, dove girano un tipo di film, no? Ste ville qua vicino. Sì. Ok. Oddio. Vabbè. Io non voglio dire altro, vabbè. Può sempre si vede il video mentre lo fisto, capito? Bello. Come? È una bella idea. No, 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 fare un tipo, sai, c'è in America quelli là tutti come si chiama lì? The Jersey Shore, là, come si chiama? Sì, 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 quello. Una cosa del genere, H24 dentro una casa. Oh. Non sarebbe un'idea perché la grande fratello perché... praticamente grande fratello. Però tocca censurare i bagni e queste cose qua, ma no, il grande fratello però tipo una settimana chiusi. Ma mi senti bene quando parlo da qua giù o devo alzare un po' il volume? No sento bene. E secondo te dove dovrebbero stare queste telecamere? Dentro la casa, in ogni dove. Anche in bagno? No, il bagno no. Ah. Uno deve. Allora casa mia è perfetta, Brasì. Io con la telecamera ce la faccio a cagare, ti dico la verità. Nemmeno io. Io già uno si stava a fare una pippa, che fai? Sta la può fare. Io di volte mi faccio una pippa guardandomi la fotocamera interna del cellulare, ti dico la verità, Brasì. Quando mi è andato via internet quei giorni, che ero senza internet, l'unica cosa che potevo fare è firmarmi il cazzo e riguardarmelo, capito? Ho capito, ma te potevi mettere a pecore e te faccio una pippa col culo tuo. Questa è una cosa di cui ti parlavo prima, la mente malata, no? Che te fai e chi ti ha detto che non ho fatto? Scusa, Brasi, magari volevo testare la tua percezione. La gente non riesce a trovarti su Twitch. Dicono che non ci riescono a trovare su Twitch, Brasi. Ma perché a noi non esce nulla su Twitch? Perché dite al moderatore, prima ce l'hanno fatto anche a noi,
ci sono alcune persone che possono bloccare le... Ma gli ingressi bloccano? No, praticamente non viene fuori... Dicono che non esce il profilo, ma sì, che ne so. Sì, è vero, ma più di una volta me l'hanno detto. Ma anche a me è successo, eh. Quando magari volevo... È proprio Twitch che ti blocca, perché è una cosa normale, perché stiamo andando troppo forte, cioè. E questi dicono, ma che sta succedendo qui? Io sono rimasto senza parole, Basi, sono lì... Io lo so che stai pensando, Gero. Che sta a fare? Dai una pista al culo. Oh, che ne pensi? È andato duro! Sto culo! Ma che acceso, scusa! Una favola, aspetta però! Che hai acceso! Ma che sta a fare? Io penso che si do una botta con te, mi cominci a fare così, ho dato che butto, vado in terrazza e butto di sotto, mi cominci a fare così, oh! Dico, sai che te faccio? Ma sai che ti c'è? Fa la scelta la testa, da per due, oh! C'è questa colorazione molto... Mi piace questa colorazione, che ne pensi? Ma chi stai? E ti! Mamma mia! Oh, domani cerchiamo di vedere, non sto a scherzare. Ma dove si vediamo, Brasile? Andiamo in conto da qualche parte. Oh, così è troppo? No, così mi pare la stanza di Nuova Iole, quella che legge le carte su tipo le rosso. Devo dire però che mi piace, questa atmosfera. Questa atmosfera molto. Molto. Cloudy. Molto. Dialogo, tipo quattro chiacchiere con noi. Ma perché siete così distanti, ragazzi, avvicinatevi. Perché c'è sta il coronavirus, un metro di distanza, se no, se ci vedono le guardie in diretta... Quelli sono 20 centimetri, 30, perciò avvicinatevi, io, Quanto mi piace rompere per cazzo, mica lo so perché. Peace and love. Peace and love. Comunque, a forza di stronzate, sono rimasto stitico. Con due capelli. Che ci racconti, Blasi, come è passata oggi questa giornata? Ma questa è una seduta che mi state facendo, quindi. Siamo in seduta? Una seduta psicologica. Vai, dimmi, fammi la domanda, vai. Come l'hai passata oggi questa serata, questa giornata? Questa giornata? Questa calda... Mi sono alzato questa mattina, ho fatto una ricca colazione con le uova sode. Ma pure una ricca pippa? No, oggi no. Ma stasera me la faccio, mi sa. Pensa a voi due. Orco Dio! Della Madonna quella addolorata. Pensa a voi due me la faccio. Mi sono alzato stamattina, ho mangiato. Mi sono allenato. Mamma mia, io ho messo... No, te giuro, c'è. Qual è la tua colazione? Così. Una botta mi comincia a fare così, dico, no, ma litighiamo, calcola per davvero. Dai, smetti. Qual è la tua colazione? Io ho le uova sode o faccio riso e bianchi d'uovo. Ma te l'uova già le fai sode? Sode, sì. E cosa ti bevi? Succo d'arancia? Bevo succo d'arancia. Okay. Ma come succo d'arancia? Beh, sì. Comunque, io non è che voglio fare il dottore, assolutamente, ma devi sapere che tanta vitamina C comunque non è che fa tanto bene alla pelle, No. Ma che mi pare cosa, quello che fa, come cazzo si chiama lì? Vabbè, mi pare da Rai quando parli così. Comunque, volevo dirti che bere tanto succo d'arancia soprattutto, non fa bene alla pelle. Alle palle fa bene. No, dico veramente, Perché poi... Noi, sai, sulla pelle abbiamo una specie di filtro, no? Che resiste ai raggi ultravioletti, che appunto la luce blu che il sole emanda e che va. No, perdonami, scusa, sto veramente facendo una cosa. Ah, leggi qua, c'è. Lì. Che c'è sta scritto? Lì. Dice a sé. Ah, 17! Lì. 17, Brasì. È il giorno di nascita tuo, però scusa, io stavo parlando... 17! È 17. Tutto.
Madre cos'è per te il 17? Scusami, io non lo so. Per me è il mio giorno, io sono nato il 17 di novembre. Di novembre? Di venerdì, sì. Scorpione, ascendente Scorpione. No, io gli darei lo schiaffo, posso? Stava schiacciando i punti neri, scusa. Che quando mi sono avvicinato si vedevano così bene che ho detto... una stronzata. Comunque, Brasile, stavo a dire veramente che... tanta vitamina C non fa bene, comunque. Ah, chiaro. Ma io mi sono pippato per 20 anni 5 grammi al giorno di cocaina, no? Ma così mi lascia allibito, io stavo parlando di una cosa dal punto di vista di integrazione, di una cosa positiva al corpo umano, se noi vogliamo parlare di questa cosa, signor brasiliano, siamo sul programma sbagliato, brasiliano. Adesso mi integro molto bene, sto mangiando molto bene, faccio una vita sana, ma non dico che sono fresco, ma noi del brasiliano... Si vede anche dalla pelle, quando tu fai... Ma noi altro che ananas qua, capito che devo dire? Io roba di banane, io a forza di mangiarmi l'ananas mi sono venuti i capelli biondi. Che poi sai cos'è? Se la tinti anche male, perché dietro c'è la piazza, sembra San Pietro. Ma giura un po'. Giura un po'. Giuro qui. C'ha un coso nero qui e poi tutto mio. Infatti ma che la roba ho detto. Ma mai che... aspetta, Brasil. Non credi ai stronzate, lo sai come sono fatte girati. Le donne. Vai, fagliela vedere. Aspetta, però prima di questo. Te lo dico io, quando sono arrivato a prenderla, effettivamente ero così... emozionato. No, così molto... No, se, immagino, no, vabbè sì, mettiti nei panni di una donna, mi vedi che comunque arriva questo bell'uomo, una bella macchina, cioè lo vedi proprio che è prestante, no? Prestante. E allora vedi che ti scende molto gentile, prende la sua borsa e la mette nella macchina, no? Io sto leggendo. Ma gli hai aperto la portiera, no? Se non volerebbero scendere per